Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 43, 10 giugno 1904. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il mio adorabile Gesù, tutto mesto e dolente, mi ha detto: Ah, figlia mia, se l'uomo conoscesse se stesso, oh, come si guarderebbe dal macchiarsi, perché è tale e tanta la bellezza, la nobiltà, la speciosità che tutte le bellezze e diversità delle cose create in sé raduna. E questo perché, essendo create tutte le altre cose della natura per servizio dell'uomo, e l'uomo doveva essere superiore a tutte, quindi per essere superiore doveva radunare in sé tutte le qualità delle altre cose create. Non solo, ma essendo create le altre cose per l'uomo, e l'uomo solo per Dio e per sua delizia, di conseguenza avveniva che non solo doveva radunare in sé tutto il creato, ma doveva superarlo fino a ricevere in sé l'immagine della Maestà Suprema. E l'uomo, ad onta di tutto questo, non curando tutti questi beni, non fa altro che lordarsi delle più brutte sporcizie. Ed è scomparso. Ond'io comprendevo che succede a noi come ad una povera che, avendo ricevuto una veste d'oro tessuto, arricchita di gemme e di pietre preziose, siccome non se ne intende, non ne conosce il valore. La tiene esposta alla polvere, l'infanga facilmente, e la tiene in conto di una veste ruvida di poco conto, di modo che se le viene tolta, poco o nessun dispiacere ne soffre. Tale è la nostra cecità riguardo a noi stessi. Capitolo
Capitolo 44, 15 giugno 1904. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto Gesù e mi ha detto: figlia mia diletta, mi è tanto cara la creatura e la amo tanto, che se la creatura lo comprendesse le scoppierebbe il cuore di amore. E questo è tanto vero che nel crearla non la feci altro che un piccolo recipiente ripieno di dosi di tutte le particelle divine. Di modo che di tutto l'essere mio, attributi, virtù, perfezioni, l'anima ne contiene tante piccole particelle di tutti, secondo la capacità da me datale. E questo a ciò che potessi trovare in lei altrettante piccole note, corrispondenti alle mie note, e così potere perfettamente deliziarmi e scherzare con lei. Ora, da questo piccolo recipiente ripieno di divino, quando l'anima tratta le cose materiali e le fa entrare dentro, vi scorre fuori qualche cosa di divino e vi entra a prendere posto qualche cosa di materia. Quale affronto ne riceve la divinità e quale danno l'anima? Quale attenzione ci vuole se per necessità le conviene trattare le cose materiali per non farle entrare dentro? Tu figlia sta attenta, altrimenti se vedo in te cosa che non sia divina, io non mi faccio più vedere. Capitolo 45, 17 giugno 1904. Questa mattina il benedetto Gesù, dopo molto stentare, è venuto e mi ha detto: figlia mia, vedi quante cose si dicono di virtù, di perfezione, ma però vanno a finire tutte ad un solo punto, cioè nella consumazione della volontà umana nella divina. Sicché chi più è consumato in questa, si può dire che contiene tutto ed è più perfetto di tutti. Perché tutte le virtù ed opere buone sono tante chiavi che ci aprono i tesori divini, ci fanno acquistare più amicizia, più intimità, più commercio con Dio. Ma la sola consumazione è quella che ci rende una cosa sola con Lui e ci mette nelle nostre mani il divino potere. E questo perché la vita deve avere una volontà per vivere. Ora l'anima, vivendo della volontà divina, naturalmente si rende padrona. Bene, sono dei bellissimi capitoletti che oggi ci volgono lo sguardo e ci fanno guardare la bellezza della creatura uomo. E questo è un punto molto importante, perché fa proprio parte della crescita spirituale e fa anche parte del regno della divina volontà imparare ad amarsi santamente. E evidentemente si ama ciò che è bello, ciò che è buono, ciò che è vero. Dobbiamo sempre ricordare che il secondo comandamento, il grande comandamento, nella formulazione antica certamente, perché poi Gesù lo ha sublimato portandolo alle estreme conseguenze, dice: amerai il prossimo tuo come te stesso. Conseguentemente, lo possiamo capovolgere: se non ami te stesso, non ami il prossimo. E noi possiamo, guardate, veramente cominciare a porre in essere un'equazione, e sarebbe assai importante che essa ispirasse i nostri comportamenti a grande sapienza. Noi trattiamo il prossimo ordinariamente come trattiamo noi stessi. Esempio: si vede una persona, non so, distruttiva, aggressiva, cattiva, sempre a giudicare, sempre a sparlare, sempre arrabbiata. Potete stare certi che quella persona non si accetta, non si ama, non si stima, si porta dietro tante di quelle ferite che Dio solo lo sa, tanti complessi, tante frustrazioni, eccetera, eccetera. Questo non per giustificare nulla, nessun comportamento, però è fondamentale. Cioè, noi dobbiamo ricordare che l'essere umano in quanto tale è una creatura di Dio. Gesù usa parole bellissime,
è tale la sua bellezza, la nobiltà, la speciosità, che tutte le bellezze e diversità delle cose create in sé raduna. Addirittura poi dice, ovviamente nel secondo paragrafetto, espressioni da comprendere rettamente e cattolicamente, non in senso panteistico, che dei piccoli frammenti, ecco, delle particelle, qui dice, no, particella è un'espressione pericolosa perché è stata adoperata fuori luogo, ecco, da alcune dottrine eterodosse, no? Però il senso di quello, cioè, l'uomo è una creatura di Dio e Dio ha sparso in lui degli attributi, delle virtù e delle perfezioni che lo rendono, e in qualche modo, cioè chiaramente Dio è infinitamente trascendente, no? Però quando noi facciamo una cosa, in quella cosa ci sta il nostro stile, la nostra impronta, ci sta noi stessi, no? Poi dobbiamo ricordare che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Quindi, vuol dire che porta riflesso veramente un'immagine e che veramente, insomma, prima della colpa d'origine almeno, quindi quando sta in grazia, un pochino lontanamente a Dio gli assomiglia. Questa somiglianza sappiamo bene che risplende solare nei santi, risplende fulgidissima e luminosissima in colei che assomiglia più di tutti a Dio tra le pure creature, che è Maria Santissima, e risplende chiaramente in sommo grado nell'uomo Dio, no? Che è Gesù Cristo. Cosa significa fare questo tipo di operazione? È un'operazione importantissima, nel senso che purtroppo le cose brutte che noi vediamo anche noi stessi, quelle cose che non ci fanno accettare, da che cosa dipendono? Mica dal fatto che non siamo belli, ma dipendono dal fatto che purtroppo la sempre famosa e imputata giustamente umana volontà è l'imbrattatrice, d'accordo, è la combina guai, è la distruttrice della bellezza delle opere di Dio. Immaginiamo un po', per esempio, avete visto, no, quando qualche povera anima un po' incivile va a fare i picnic e lasciano tutto sporco di tutte le buste, tutte le bottiglie di plastica, i piatti di carta, i bicchieri di carta, quindi la bellezza di quel sito, diciamo così, verde, bello, è tutto imbrattato dal sudiciume delle immondizie, no? Non è che è brutto il sito, se uno poi lo va a ripulire, è bello, è stato imbrattato, però la bellezza del sito rimane. Se uno ama il sito, l'unica cosa che deve fare è dargli una bella ripulita e riportarlo all'antico splendore. Allora, diciamo che fuori di metafora, la nostra bellezza, cioè la bellezza di un'anima, ecco perché Gesù, cioè se c'è una cosa di cui possiamo stare certissimi, è che la salvezza di un'anima è fortemente voluta e perseguita da Gesù fino all'ultimo istante della sua vita terrena. Purtroppo noi sappiamo con certezza dalle parole stesse di Gesù che molti si dannano, non raggiungono la salvezza, ma non perché Gesù non li vuole far pervenire a tale meta, a causa dell'ostinata loro cattiva volontà e, come dire, irreformabile e non convertibile fino alla fine, fino all'ultimo istante. E ricordiamo sempre che il regno del diavolo, il regno del male, è il regno della deformità, d'accordo? Quindi è il regno della distruzione, è il regno dell'imbrattamento, è il regno assurdo, brutto, irragionevole, irrazionale, cioè di come si possa distruggere, deformare, far diventare orrido un qualcosa di bello, no? Qui anche a livello filosofico oggi è la memoria di San Gregorio Magno, qualche giorno fa c'è stato il grande Sant'Agostino, no? I grandi pensatori cattolici hanno giustamente fatto notare che, e questo veramente anche i pagani, veramente, anche Aristotele, anche Platone, il male
è sempre un concetto relativo. Cioè, che cos'è? Cioè, il male non è qualcosa che si può definire in se stesso, ma il male è sempre una privazione, è un segno meno, d'accordo? Cioè è un meno a qualcosa che c'è. Sempre. Allora, proviamo a pensare a tutte le forme di male. La malattia fisica, che cos'è? La malattia fisica io la capisco perché? Perché so fare la differenza tra quando sto in salute e quando sto male. Cioè io adesso sto bene, grazie a Dio sto benissimo. Se mi rompo un piede avrò male, quindi so che cos'è rompersi un piede perché so come essere sani quando il piede funziona. D'accordo? E pensiamo per esempio a qualunque specie di male morale, d'accordo? Che è sempre una deformazione, un abbruttare, un imbruttire, uno sporcare. Sempre. Allora, noi dobbiamo avere una forma di santo amore, di santa misericordia, di santa pazienza con noi stessi. Attenzione, sapendo che questo significa vivere nella divina volontà. Non è un'operazione, come dire, umana, questo non c'è niente a che vedere con l'idolatria di se stessi, con la superbia, con l'amor proprio, con tutte quante quelle manifestazioni malate di pseudo amore nei confronti di se stessi, amore falso. Ma l'amore è percepirsi come realtà positiva, cioè io sono una creatura di Dio, ho delle perfezioni, ho dei doni che non sono miei, sono da far fruttificare, ho una missione da compiere sul pianeta Terra, Dio mi dà questa stima, questa fiducia, no? E ho delle risorse, e certamente ho fatto un sacco di stupidaggini, alcune volontarie, e questo dà luogo purtroppo all'esperienza orribile del peccato, altre involontarie, e questo dà luogo all'altra esperienza più umiliante, anche se meno grave, dell'errore. Cioè, pensavo di fare bene, perché ci capita spesso anche questo, e ho fatto male, oppure tutte quante le volte che si agisce senza adeguata ponderazione, considerazione, no? Ma tutto questo noi ce lo portiamo dietro, ahimè, come retaggio della colpa d'origine che ha purtroppo rovinato, cioè la colpa d'origine noi diciamo come retaggio dell'atto primordiale di umana volontà che ha estromesso la divina volontà dalla vita dell'uomo facendo una follia e quindi consegnandoci in balia di tutti i mali prodotti. Che cosa si intende con l'umana volontà poi in fondo? No? Con l'esercizio disordinato della facoltà di libero arbitrio che si distacca da la divina volontà, che le consente, come le apre la porta a fare in modo che questa somiglianza con Dio, ma somiglianza certamente imperfetta, e per questo ha bisogno di essere guidata dall'alto, possa manifestarsi appieno ed essere esercitata in maniera tale da produrre in continuazione tutte le cose, quindi luce, vita, bene, benessere, eccetera, no? Bellissimo, tutto il creato, qui ci riporta veramente alla Genesi, è stato fatto per noi e adesso lo vediamo rivoltato contro di noi a causa dell'umana volontà. E noi siamo stati creati per Dio solo, d'accordo? Per Dio solo, cioè è per sua delizia. Cioè pensare che un uomo che si allontana da Dio priva Dio di una delizia, perché capite, cioè l'individuo che nel cristianesimo ha una importanza straordinaria, non certamente nella sua forma del genere di individualismo che è una cosa brutta, ma ogni essere umano è un unicum, cioè io e tu che mi stai ascoltando possiamo essere sicuri che uno come me non c'è mai stato e non ci sarà mai. Questo non significa che uno si sente padre eterno o chissà cosa, ma fosse anche la persona meno dotata, più piccola del pianeta Terra, è un unicum. Dio non conosce, per esempio, non è un buon capitalista, non è un buon imprenditore, perché nella sua fabbrica non esistono modelli prodotti in serie, d'accordo? Non ci stanno, d'accordo?
non ci stanno, sono tutti modelli unici, tutti. Quindi che succede? Succede che se io per esempio faccio una vita lontana da Dio e Dio non voglia andassi a finire in stato di dannazione, io privo Dio, questo è un fatto vero, poi il fatto che lui nella sua eterna beatitudine sappia come gestire questa cosa è un altro paio di maniche, d'accordo? Ma da un punto di vista oggettivo, io privo Dio della possibilità di godersi una cosa bella che lui ha fatto, che sono io. Dice, ma sei sicuro che sei bello? Sono sicurissimo che sono bello, ma non perché sono, cioè, perché Dio non è che quando creava la mia anima o la tua anima ha commesso un errore e stava a pensare a chissà cosa. No, l'ha fatta bene. E purtroppo la storia della vita terrena di tante anime, di tante persone, non è altro che la storia della, come dire, io lo chiamerei storia dello sfascismo. Ecco, sapete che nel ventennio, cioè, se uno studia la storia, se studia il ventennio dal 22 al 43, studia la storia del fascismo, no? Ecco, che certamente non è un capitolo edificante della storia d'Italia, ma ce n'è uno assai più drammatico del fascismo, molto più drammatico del fascismo, che è la storia dello sfascismo. Dello sfasciatutto. E questa purtroppo è la storia di quasi, e dico quasi perché in pochi sono contati, quasi ogni membro della razza umana. Cioè che tra ruspe, martelli pneumatici, bombe atomiche, da disastri, alluvioni, cioè sembra che si sia divertito, capite, no? Sembra che si sia divertito, questo noi lo viviamo purtroppo come un dramma, ingannati da tante cose, a distruggere tutto. Come un caterpillar, come un rullo compressore. Quindi, e questo è un dramma questo qui, cioè quindi quando pensiamo all'opera della redenzione prima di quella della santificazione, no? Cioè quando contempliamo per esempio la santissima umanità di Gesù distrutta, proprio deformata, deturpata, cioè sono le ore della passione quando depongono Gesù sulle gambe della Madonna, no? Diceva, figlio mio, ma se io non sapessi che sei tu, ma io non ti riconosco. Tu eri il più bello dei figli dell'uomo, guarda come stai ridotto. E che cosa dice la Madonna? Ah, guarda che cosa il peccato ha scavato nella tua umanità. Cioè, quell'orrore, perché cioè, sapete che Gesù tanto era sfigurato, dice il profeta di Isaia, da essere d'uomo del suo aspetto, ma diversa la sua forma. Quindi quando noi pensiamo, ma se noi vedessimo Gesù, cioè uno dice, ma che bello vedere Gesù, se noi vedessimo Gesù, per esempio nel Lecce Homo, o negli ultimi momenti sulla croce, ma noi ci prenderebbe un infarto istantaneo, perché vedremo veramente, capite, una deformazione, una mostruosità. E se poi noi vedessimo com'era Gesù prima di quella roba, dice, ma è la stessa persona? Lui ha preso su di sé, dice la Sagra, le nostre colpe, cioè tutta l'opera di distruzione, di massa, chimica, di sterminio, che purtroppo la volontà umana fa su ogni singola anima, riducendola a una mostruosità inguardabile, l'ha presa Gesù e si riverbera, si riflette, si vede nella sua umanità dilaniata dal peccato dell'uomo. Ecco, quindi impariamo a volerci un pochino di bene, perché tutto il disastro, che dice, ma come faccio a volermi bene, che mi vedo così imperfetto, che mi vedo così, che ho fatto questo, che ho fatto quest'altro, che ciò fa, sì figlio mio, sì, va bene. Ma tutto questo è figlio in parte di ciò che ti porti dietro, dell'eredità, e in parte purtroppo dell'uso disordinato che tu hai fatto fino a oggi o fino a ieri della tua volontà umana. Allora questo va tutto quanto consegnato a Gesù, perché nel suo corpo martoriato, il corpo martoriato di Gesù, l'alba di Pasqua era completa, cioè quell'orrore che si vedeva alle 3 del Venerdì Santo era scomparso. Con la bellezza del cristianesimo. Gesù fa nuove tutte le cose.
Quindi ti resti, se tu vai da lui, fai una bella confessione, ecco, gli porti tutte quante le tue miserie, lui ti rifà nuovo. E da quel momento in poi ricomincia con lui ad amarti, e va bene, l'unica cosa a cui dovrai fare attenzione, stiamo lavorando per questo, stiamo meditando per questo, e è cominciare a fermare, ecco, la follia della tua umana volontà, cominciando a vivere secondo quella divina, che ti porterà non solo a non distruggere più nulla, ecco, ma a valorizzare tutta la bellezza e il buono che Dio ha seminato dentro la tua anima. Ecco, è un bel programma di vita, no? Vorrei poi fare attenzione, far fare attenzione un attimo a un altro piccolo punto, cioè è bello, no? Deliziarmi e scherzare con lei, deliziarmi, cioè sappi che tu sei la delizia di Dio, che a Dio piacerebbe, ecco, trastullarsi, giocare, deliziarsi e giocare e scherzare con te. Questo si trova infinite, solo che tu gli lo mettessi in condizione di poterlo fare, ecco. Quindi rinunciassi una volta per sempre alla tua volontà umana per vivere in quella divina. E guardate che bella cosa che dice Gesù a Luisa, no? Quindi anche quando tratti le cose materiali, purtroppo delle volte, ecco, che oggi la lettera di l'ufficio di lettura di San Gregorio Magno, bellissimo, no? C'è quel passo dove San Gregorio, che era un monaco prima di diventare papa, dice: io qua sono diventato papa, devo occuparmi dei monasteri, delle chiese, dei barbari, della povera gente, degli affanni pastorali, dei preti, dei parroci, cioè sto sempre e non riesco a stare raccolto come stavo quando ero in monastero, no? Dice, poi succede pure questo, che delle volte, cioè, per parlare con le persone, quindi per star loro vicino, devo ascoltare i loro discorsi, magari di tante cose vane, inutili, e poi mi succede che quello che avevo cominciato ad ascoltare contro voglia, poi ci provo gusto. Questo è il dramma, ecco, della vita in questo mondo, no? Ecco, trovarci gusto. Quando noi troviamo gusto nelle cose piccole, basse, materiali, che succede? Lo spiega Gesù. Scorre fuori qualcosa di divino e purtroppo viene a prendere posto qualcosa di materia. Quindi dobbiamo trattare tutte le altre cose senza farle entrare dentro. Senza farle entrare dentro vuol dire senza porci troppo affetto. Perché il problema non è quello che si fa, è sempre il come lo si fa. Tu figlia, sta attenta, gli dice Gesù, altrimenti se vedo in te qualcosa che non sia divino non mi faccio più vedere. Quindi Dio frequenta solo, capite, ama ovviamente ogni anima, ma Dio frequenta, si dona, si fa vedere, si delizia, si trastulla con chi, comprendendo tante cose, ha lasciato perdere, come dice San Paolo, tutta quanta la spazzatura delle cose piccole e le tratta certamente, ma come cose piccole, come cose che devono essere, mettendo sempre lui al centro reale del proprio cuore. Se non trovo in te una cosa divina, se non trovo in te una cosa che, se trovo in te una cosa che non sia divina, non mi faccio più vedere. E l'ultimissima considerazione, noi sappiamo, no, che la frase bellissima che dice Gesù, la vita deve avere una volontà per vivere. E la pienezza della vita noi l'avremo quando saremo non soltanto virtuosi, ma consumati. Cioè la nostra volontà sarà consumata in quella divina. Consumata, vedete, proprio l'immagine molto bella della consumazione. Una consumazione significa che piano piano, hai visto, una cosa, quando viene consumata non c'è più. Se io ho un alimento che sta per andare diventare cattivo, dico, fammi sbrigare a consumarlo prima che poi tocca buttarlo. Quando l'ho consumato, quell'alimento non c'è più, sarà trasformato in altro, no? Ecco, questo non vuol dire che cessa di essere la volontà umana come facoltà, no? Ecco, ma significa che cessiamo di far
compiere alla nostra volontà umana atti indipendenti, ecco, o peggio, contrari a quella divina. Quindi questo è il termine della santità, che ci porta alla santità più sublima, promessa che viene nell'involere. E che succede? Vivendo della volontà divina, naturalmente si rende padrone, perché la volontà di Dio, la divina volontà, domina tutto, senza che nulla gli possa resistere. E quindi una volontà che vive in questo modo non sarà più dominata dalle passioni, dalle miserie, dalle debolezze e da tante altre cose, ma godrà del dominio che le conferisce per partecipazione la volontà divina a cui vive, nella quale vive ordinariamente fusa e unita. Bene, Maria Santissima Benedetta, contemplando la bellezza della tua persona che ha custodito non solo integra la bellezza ricevuta da Dio, ma l'ha portata a risplendere, a manifestarsi in tutto il suo splendore per l'uso perfetto che hai fatto della tua umana volontà, legandolo fin dal concepimento alla divina. Bene, aiuta tutti noi ad imparare a riamarci, e a portare tutte quante le nostre miserie, tutte quante le nostre distruzioni, i nostri detriti, le nostre macerie, ecco, a chi le ha già prese su di sé, ecco, perché le possa togliere, distruggere, e possiamo ricominciare a ricostruire una vita degna di questo nome, ecco, a smetterla di spendere il tempo a distruggere la bellezza di ciò che Dio ha fatto, ma lasciare che tutto il bene che Dio ha seminato in noi, tutto il bello che Dio ha seminato in noi fuoriesca, operi, lavori, si dispieghi e completi, perfezionandola, ecco, la bellezza di cui Dio ci ha dotato. Facci comprendere quanto sia importante, ecco, pur nella verità ovviamente, rimanere sempre in questa visione vera, bella e positiva di noi stessi, a partire dalla quale possiamo e dobbiamo lavorare per entrare ogni giorno di più, come desideriamo, nel regno del divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.